Il giudizio è il problema dell'autorità. Il giudizio è simbolico perché al di là della percezione non c'è giudizio. Se giudichi la realtà degli altri, non potrai fare a meno di giudicare la tua. Questo si intende con non giudicate per non essere giudicati. La scelta di giudicare è la causa della perdita della pace. Il giudizio implica sempre il rifiuto. Una delle illusioni è credere che quello contro cui hai giudicato non abbia alcun effetto, il che non è vero, a meno che tu non creda che quello contro cui hai giudicato non esisteva. Ma in tal caso avresti affatto giudicato contro di esso. Non importa quale sia il giudizio, in ogni caso stai dicendo di credere a ciò che è irreale. Quando riconoscerai quello che sei tu e i tuoi fratelli, troverai che giudicarli in qualsiasi modo è privo di significato. In effetti, il loro significato per te è perso, proprio perché li stai giudicando. Hai bisogno del giudizio per organizzare la tua vita, né per organizzare te stesso. In presenza della conoscenza, il giudizio viene sospeso e il riconoscimento sostituisce alla percezione. Hai molta paura di quello che hai percepito e hai rifiutato di accettare. Credi che, avendolo rifiutato, hai perso il controllo su di esso. Questo è il motivo per cui lo vedi negli incubi. Nulla di quello che hai rifiutato di accettare può essere portato alla consapevolezza. Non è pericoloso in sé, ma hai fatto sì che sembri pericoloso per te. Non hai idea dell'enorme liberazione e della pace profonda che deriva dal percepire te stesso e gli altri senza giudizio. La tensione del giudizio è virtualmente intollerabile. È curioso che come una capacità così debilitante sia amata così profondamente. Tuttavia, se desideri essere l'autore della realtà, ti attaccherai al giudizio. Questo perché credi nel giudizio come arma di difesa per la tua autorità. Ti Dio offre solo misericordia. Ti
la giustizia è solo un espediente temporaneo nel tentativo di insegnarti la misericordia. Ho parlato di diversi sintomi che hanno una causa, il problema dell'autorità. Ogni sintomo che l'ego fa è contraddittorio perché la mente è divisa in ego e Spirito Santo. Questa posizione è il risultato del problema dell'autorità, che accetta l'unico pensiero inconcepibile come premessa, producendo solo idee inconcepibili. Il problema dell'autorità è una questione in merito a chi è l'autore. Credi di essere l'autore di te stesso e proietti il tuo delirio sugli altri. Quindi percepisci come se gli altri ti stessero combattendo perché sei l'autore. Solo coloro che rinunciano al desiderio di rifiutare possono sapere che essere rifiutati è per loro impossibile. Tu non hai usurpato il potere di Dio, ma lo hai perso. Guardare la realtà senza giudizio e sapere semplicemente che è lì. La pace è l'eredità dello Spirito Santo. Sei libero di rifiutarla, ma non di stabilire cosa essa sia. In definitiva, ogni paura proviene dalla negazione dell'autore. L'offerta è a coloro che negano Dio, perché così negano a se stessi quella pace e si vedono in segmenti. Non c'è nessuno che, in qualche modo, non si senta imprigionato. Il giudizio imprigiona perché separa. Separa i segmenti della realtà con la scala dei desideri. Desideri non sono fatti. Desiderare implica che volere non è sufficiente. Il desiderato non è così reale come quello che è voluto. Invece di dire cercate prima il regno dei cieli, dite vogliate prima il regno dei cieli. E così avrete detto, so cosa sono e accetto la mia eredità.